Bella madre, no? Mettiamolo all'inizio della tabella, proprio prima della chiave primaria, ok? In modo tale che poi è più facile, poi vi faccio vedere dal punto di vista grafico, capire la relazione, ok? Faccio esempi. Allora, la regola fondamentale è che il campo che io, con cui io creo la relazione, sia un campo che potete chiamare anche con un nome diverso, Pippo, Ludo, Paperino, quello che vi pare, ma il tipo di dato e la lunghezza devono essere gli stessi. Quindi, se da una parte supponiamo era un campo varchar 20 caratteri, dall'altra parte deve essere un campo varchar 20 caratteri. Se era un campo char 5 caratteri, dall'altra parte deve essere un campo char 5 caratteri, non varchar 5 caratteri, char 5 caratteri. Se da una parte è un campo intero, 32 bit, dall'altra parte deve essere un campo intero, 32 bit. Allora, l'unico campo che fa eccezione a questa regola è proprio il campo contatore. Allora, nella tabella madre noi possiamo definire una chiave primaria che è un campo intero che si autoincrementa, un contatore. Dall'altra parte, invece, deve essere un campo intero e basta. E poi vediamo la spiegazione. Quindi io qui dentro metterò un campo che chiamerò in T-regione, di tipo intero, punto, non ci andò a mettere auto increment, mi faccio salva, ok, mi vado a vedere la mia tabella, adesso mi avrà creato un campo, vedete che è tutto vuoto, ci ha messo tutti i valori zero per default, vedete, ve l'ha fatto a tutti quanti, sì. Adesso io qui a manina li metto io a mano qui dentro per vedere, per legarli. Allora, campo basso appartiene a, e i segni appartiene al Molise. Il Molise che di regione c'ha? 1. Quindi io qui dentro metterò 1. Qui dentro metterò 1. E tutti gli altri appartengono al Lazio che c'ha praticamente di regione uguale a 2. 2. Naturalmente noi questa operazione le stiamo facendo in maniera manuale, ma per effetti da PHP bisognerà costruire delle maschere per poter fare queste cose. Non è che poi a mano puoi entrare in tale database e aggiungere regole, ovviamente questi campi e valori relazionati a manina, ci sono dei metodi per poterli fare queste cose da PHP, chiaro? Quindi queste due e queste due. Allora, in questo caso io ho creato una relazione fra queste due tabelle. Questi campi sono, adesso si possono matchare fra di loro. Entriamo un attimo nel design. Quindi database Italia. Me ne vado dentro il design. A questo punto faccio la seguente cosa, ma solo dal punto di vista grafico. Mi allontano un pochetto così almeno stiamo un po' più tranquilli. Notate che c'è questo piccolo simboletto qui sopra che somiglia praticamente a, quasi a un collegamento, vedete? Se ci vado sopra c'è scritto relazione. Io ci faccio clic sopra. Lui mi chiede, seleziona le chiavi referenziali. Allora, me ne vado sulla prima tabella ID regione. Dopo che ci ho fatto clic, lui mi dice, seleziona foreign key, la chiave secondaria, me ne vado nella seconda tabella e faccio clic. Lui mi dice crea relazioni. Ok. Ecco, questa ha fatto il JavaScript, mostra. Però mi ha fatto prima un'altra cosa e poi mi ha fatto l'operazione. Potrebbe essere anche un refuso del programmino. Allora, annulla. Vediamo un po'. A questo che sto utilizzando. Ah, perché questo sto utilizzando Chrome. Sto utilizzando Chrome, scusate, allora facciamo un'altra cosa. Io chiudo un attimo questa cosa perché con Chrome dà dei problemi dal punto di vista grafico. Mi devo utilizzare Firefox e poi lo imposto come browser di default. Allora, dov'è che si faceva impostazione? Dov'è? Qua, strumenti, opzioni. Dov'è che si fa browser di default? Ecco, imposta come browser per definito. Perfetto. Facciamo anche noi? Sì, aspetta, vediamo un attimo se funziona, non so se è un errore di questa versione o meno. Com'è che faccio il partito? Ok, ora è partito.
vediamo se funziona, perché se funziona è inutile, perché è solo una questione di design, niente di particolare. Allora, Italia, vediamo un po' il design, ecco qua. Opzioni, permetti di aprire finestre di pop-up, ok. Guarda che incredibile. Vediamo un po'. È solamente una questione grafica che però è carina, capito? Mi permette di, certo, di vederlo in maniera più carina. Ok. Ce lo teniamo così. A te poi l'ha fatto? A me sì. Anche non so perché, ha fatto la JavaScript. Impostazione. Allora, gestisce, me lo devo andare a vedere perché non funziona su questo. Ma perché mi sta dando i problemi? Vabbè, comunque quello che lui fa in effetti, giusto perché chi lo vede, è creato un collegamento. E lui mette una specie di filetto, una specie di collegamento fra le tabelle, che sta a indicare che c'è una specie di filo che parte da IT regione e arriva a IT regione, che sta a indicare che praticamente esiste una relazione praticamente tra quelle due tabelle attraverso quei due campi. Era solamente una cosa grafica. Dal punto di vista della grafica, se poi provate a fare un database con Access è fenomenale, perché è uguale. Vi tira fuori uno schema meraviglioso, perché vi serve quando avete tante tabelle riuscire a capire subito al volo, specialmente se non l'avete fatto voi in database, come sono collegate fra di loro, ma solo per quello, Questo qua se ve lo stampate il filetto lo disegnate a mano praticamente con un righello, la stessa cosa. È solo una cosa grafica, però io non riesco a capire perché qualche volta funziona e qualche volta no. Comunque. Nessuna cosa grafica? Sì. In teoria si potrebbe far funzionare anche per poter fare determinate operazioni, tipo la cancellazione, ma io la sconsiglio sempre dal punto di vista dell'operazione perché è estremamente pericolosa. Ma poi una cosa in JavaScript non è affidabile, no? No, è in JavaScript solo per quanto riguarda l'output grafico. Poi sotto ci sono delle operazioni che lui fa a lui in particolare. Ma lui è un po' bug. Sì. Io so, purtroppo non lo so. Devo andarmi a vedere questo qua perché l'ho installato all'ultima versione, pensavo l'avessero risolto. Nemmeno qua vecchia funzionava. Funzionava una volta sì e 10 no. Ma mi ha detto il mio capo che questo programmino anni fa non era così buono, me l'ho fatto rivedere, ha fatto hanno fatto un sacco di passi giganti. No, infatti questo no, diciamo dalla versione dalla 10 in poi hanno fatto delle cose, l'hanno quasi allineato praticamente ai grossi enterprise manager, anche se si è ancora un po' lontano, ok? Allora, così ho creato questa relazione. Notate qui che a fianco al campo ID regione e a fianco al campo ID provincia, notate che lui ci ha messo praticamente una chiavetta gialla che sta a indicare che quel campo è chiave primaria, in modo tale che così quando vedete le tabelle riuscite a capire subito come sono praticamente i valori dei campi. Notate che gli altri campi, per esempio i campi testo, sono messi praticamente con un foglietto, mentre i campi interi ci sta il cancelletto. Notate che questa, allora, questa è quella che viene chiamata nella relazione prima primary key, e questa è quella che viene chiamata foreign key, cioè chiave primaria e chiave esterna. Quindi vedete che questo è il collegamento che esiste tra queste due tabelle. Adesso queste due tabelle sono collegate fra di loro, no? Quindi in teoria io adesso posso verificare se effettivamente questa cosa funziona. Adesso vi faccio vedere un pezzettino di codice e poi su cui discuteremo più in là. Però vi voglio vedere subito come abbiamo risolto il problema. Date due tabelle che contengono dei dati relazionali fra di loro, vi farò vedere come a partire da una potremo estrarre i dati contenuti in un'altra e viceversa. Dimmi. Domandina. Se io volessi creare un'altra tabellina, in questo caso dalle province andiamo ai comuni, il collegamento che devo fare è vado a creare nei comuni un ID underscore provincia, sì, che mi devo andare a collegare la chiave ID provincia con l'ID comuni. Esatto. Giusto? Esatto. E a scalare la cosa. A scalare, a struttura gerarchica. Allora, questo tipo di relazione che noi abbiamo creato tra regioni e province è chiamata relazione 1 a molti.
Perché si ragiona in questo modo: in una regione ci possono essere una o più province. La Valle d'Aosta c'ha una provincia, la Lombardia ce n'ha 13, il Lazio ce n'ha 5, il Molise ce n'ha 2 e così via. Quindi relazione 1 a molti. Ad una regione possono corrispondere una o più province. Esistono due tipi di relazioni dentro ai database di relazioni. In effetti sono tre, ma due, la terza è una relazione di comodo che vi farò vedere su un altro esempio. Sono le relazioni una a molti e le famose relazioni molti a molti. Quindi io dopo fatto questo vi faccio l'esempio di come si estraggono i dati, giusto per convincervi che abbiamo fatto le cose secondo dei criteri. E poi vi farò vedere un tipico database dove esiste una relazione molti a molti. Visti questi due database, fare gli altri è solamente una questione di logica, sapersi ricordare che sono come si devono mettere dentro i dati. Okay? Allora, io intanto vi faccio vedere che abbiamo fatto le cose fatte bene, adesso io farò un'interrogazione su queste due tabelle e estrarrò i dati in maniera corretta. Allora, me ne vado praticamente dentro Database Italia e vado in questa sezione che si chiama SQL. In questa sezione praticamente SQL sta per Structured Query Language, linguaggio di interrogazione strutturato, è il linguaggio con cui si interrogano praticamente i database. Questa è una finestra che vi permette di fare interrogazioni dentro PHP MyAdmin, ma lo stesso codice che scriviamo qui dentro noi lo dovremmo andare a imparare a scrivere a manina dentro PHP e a farlo eseguire. Allora, io vi scriverò maiuscole e minuscole, ma non è obbligatorio, potete anche scrivere tutto quanto maiuscolo, tutto quanto minuscolo, però serve per farvi capire, oltre al colore, che cos'è il linguaggio e che cos'è il dato, ok? Scriverò select provincia, virgola, stato provincia, from. Notate che già il colore vi dà una mano, eh? Vedete che lui ciò che è il linguaggio lo mette in viola, ciò che è dato lo mette in un altro colore. From regioni, virgola, province. Poi l'ho scritto province con io senza. Con la infa. Senza. Ho ricevuto il 50% delle informazioni. Province. Where id regione è uguale a id regione. Permettetemi che questa qua adesso, io mi apro, io sono abituato quando faccio queste cose, oppure voi quando farete le prime cose con i database, apritevi un bel notepad, se ce l'avete anche il notepad plus plus che è un po' meglio, diciamo, come notepad, e le query, perché siccome questo è un po' stronzo questo sistema, ogni tanto quando fate le query lui le cancella e quelle dovete scrivere a mano, mentre io questa qua, vedete, la prendo, faccio copia, me la metto praticamente dentro la notepad, incolla, perché non l'ho presa, lo salvo e me lo metto praticamente dentro al desktop dove stiamo lavorando, qui dentro, mi raccomando, e lo salvo db-italia-query, così qui dentro noi ci scriviamo tutte quante le nostre query e ce le teniamo da parte, ok? Ora questa query, che questa si chiama query, cioè interrogazione, non funzionerà, e poi vi spiegherò, e così vedremo subito come andare a fare la prima correzione praticamente, le regole che ci sono sotto delle interrogazioni, ok? E adesso questa qua faccio esegui. Mi dà questo errore, leggete l'errore, imparate a leggere l'errore. Lui mi ha riportato la query esattamente come l'ho scritto io, lasciate perdere quel limite 0,25. L'errore che mi dà è il 1052, column id underscore regione in where clause is ambiguous. Prima regola per interrogare i database. In teoria, se io sto all'interno dello stesso database, per riferirmi a qualsiasi oggetto che sta al suo interno, io dovrei scrivere nome del database, punto, nome della tabella, punto, nome del campo, ok?
Visto che sto dentro lo stesso database, posso mettere il nome del database. Ma qui dentro, dentro la query, quindi se io torno nell'SQL, qua dentro, io qui dentro dovrò mettere regioni, punto, ID regione, vedete che già gli ha cambiato colore, è uguale a province, punto, ID regione. Allora, in questo modo, praticamente, mi capisce che questi due campi sono differenti, perché sono due campi che si chiamano allo stesso modo, ma stanno in tabelle diverse. Questa query funziona. Allora dice, ma è un po' complicato così, perché se uno ha dato dei nomi alle tabelle che sono lunghi e complicati, io questa me la memorizzo, CTRL V, qua, perfetto. La mando in esecuzione, anzi permettetemi di aggiungerci qui a fianco regione, anche il campo regione, così ce lo vediamo, a quale regione appartiene, come per primo lo mettiamo. Così vediamo anche a quale regione. La regione virgola? Sì, sì, regione virgola, provincia virgola, stato provincia. Questa qua fatemela rimettere così, almeno così sarete pure la regione che sta in posto. La mando in esecuzione e faccio esegui. Qui mi tira fuori regione Lazio, provincia Campobasso, regione Lazio Isernia, Molise Roma. Mi sa che abbiamo sbagliato a fare l'associazione. È giusto? Ma nessuno di voi se ne è accorto? Sulle regioni non hanno messo che era Molise. Ah, ho messo uno che era Lazio, invece ho avvertito. Ah, vedi? Nessuno se ne è accorto, no? Il professore fa un errore, ma nessuno è andato a prendere. Ho visto qualche esempio con queste province con io senza io. Allora, questo qua me lo cambio. Questo è il 2. Dove era 1, 2, esatto. Dove era 2, 1. Il professore sbaglia, ma gli alunni non sono attenti. Nonostante Massimo, il docente che ha pure c'è una certa età, scusa. Dove le dai la mano, Quindi, ok, o così stava a posto. Boh, è sicuro che funziona. Praticamente quella che era 1 diventa 2, quella che era 2 diventa 1. 2 era Molise, 1 era... Intanto guardate, poi fate la modifica, vedete che scopo c'è a mettere praticamente le query dentro un file di test esterno. Adesso anziché riscriverle, faccio copia e faccio incolla. Database Italia, SQL, metto qui dentro CTRL V, mando in esecuzione, esegui. Vedete che lui adesso mi ha tirato fuori esattamente la regione associata praticamente alla provincia, la regione associata alla provincia e lo stato. Questo perché noi abbiamo inserito una chiave primaria e una chiave secondaria, cioè una primary key, una foreign key, che in qualche modo hanno legato fra loro i dati. Quindi non c'è alcuna possibilità di sbagliare, a meno che, come avevo fatto io, che avevo invertito praticamente l'indice della provincia. Se io adesso volessi vedere solo quelle che sono del Molise, basta che me ne rivado un'altra volta nella query, vedete solo a ricompare praticamente, mostra di quattro query SQL, vedete? Se io ci faccio clic, me ne vado qui dentro, operatore AND, per esempio dico regione uguale, apro l'apice e scrivo Molise. Quindi io sto dicendo, guarda, tirami fuori tutte le province che ci sono praticamente nella tabella provincia e anche a fianco il campo regione, ma tirami fuori solamente quelle che appartengono alla regione Molise. Quindi faccio select, from, where ed end. End è la condizione. Se adesso faccio partire questa interrogazione, CTRL C, CTRL V, me la copio come al solito. Ok, così almeno ce l'ho. Faccio esegui. Mi ha tirato fuori solamente Campobasso esegui.
com'è possibile che esiste, che mi ha tirato fuori il risultato corretto? Io l'ho detto, gli devo passare guerre, regioni, punto di regione uguale 1 o 2, quello che era. No, perché io posso, una volta che ho stabilito la relazione, praticamente, fra due campi, fra due tabelle, tramite due campi, la chiave primaria e la chiave secondaria, posso utilizzare qualsiasi altro campo. Posso utilizzare qualsiasi altro campo, perché tanto ormai i campi sono relazionati, quindi io, quando io ho messo Molise, lui si è piazzato sulla tabella delle regioni, è andato nella chiave primaria, si è visto qual è, ed è sceso praticamente nella tabella province e ha selezionato praticamente quelle che erano solo del Molise. Quindi io non sono costretto per forza a mettergli come filtro, cercami quelle che hanno il D uguale a 1, il D uguale a 2, il D uguale a 5 e così via. Qual è l'errore 1064? Che praticamente, allora, lui all'inizio ci ha dato un errore, perché noi non avevamo specificato, c'erano due campi che si chiamavano allo stesso modo, e non avevamo specificato a che tabella appartenevano. Perché la regola è nome dell'oggetto, punto nome del campo. L'oggetto è regioni, punto nome di regione per lui. Regioni, punto di regione, e province, punto di regione, sono due campi differenti a quel punto. Se noi leviamo la tabella di appartenenza, lui non sa praticamente di quale campo stiamo parlando delle due, quindi per lui entità sono ambigui, ok? Quindi se fosse stato diverso non avrebbe dato. Esatto, in teoria i campi che sono relazionati tra di loro li potete chiamare pure in maniera diversa, però poi alla fine quando il database diventa 100, 200 tabellone, impazzite, dite a trovare anche questo campo, perché state chiamando Pippo mentre la stessa parte si chiama Paperino e cose di questo genere. Tu viene sempre a utilizzare un ragionamento logico, ma ci sono delle regole non scritte che si sono standardizzate nel corso degli anni. La regola non scritta è, ve la faccio vedere immediatamente, entro dentro la tabella province, prendo il mio campo, me ne vado dentro struttura, prendo il mio campo e di regione, me lo vado a modificare. Allora io questo campo lo chiamo, anziché di regione, che è identico praticamente a quello che sta dentro regioni, lo chiamo PID. Perché ci ho messo la PID davanti? Perché la PID davanti è di appuntatore all'ID regione. Quindi è una cosa che ormai si è standardizzata nel cervello di chi programma database. Non è una regola scritta, Poi i campi li potete chiamare uguali, questo io lo potrò chiamare PID, questo campo. Funziona comunque, l'importante è che sia fatta bene la relazione, Però ci stanno delle regole, come al solito, non scritte, che si sono sviluppate nel corso degli anni. Per esempio, chiamandolo così, PID regione, si chiama diverso da quello dentro la tabella regione, e per di più si capisce subito dove punta, perché questo PID, uno ci pensa, da un po' impara, è puntatore all'ID regione. Quindi questo sta puntando al campo ID regione della tabella regione. Quindi io, quando farò quella dei comuni, ci metterò che cosa? PID provincia, perché quello sarà il campo puntatore alla chiave primaria di provincia. Quindi se io comincio a acquisire queste semplici regole di comportamento per scrivere praticamente i campi, sto a posto. Poi alla fine il database può diventare complesso quanto lo pare, ma poi alla fine riesco sempre a individuare bene quali sono i campi. Se adesso questo qua lo chiamo così, faccio salvo, mi riprendo ancora praticamente, rivado nel database Italia, nella sezione SQL, mi riprendo praticamente la prima query che avevo scritto, che era questa, vedi? Questa qua. Anzi, posso prendere pure questa, è uguale. Faccio copia, me la butto praticamente dentro la sezione SQL, CTRL V, ci posso togliere tranquillamente davanti l'identificatore della tabella, perché tanti due campi sono diversi, si chiamano in maniera diversa, e quindi io ho accorciato la mia query. Tenete presente che questa query si scrive esattamente allo stesso modo dentro al codice PHP, quindi io dentro la pagina PHP vera e propria ho sottratto come peso in byte la parola regioni, che sono 6 byte, perché sono 6 caratteri, 6 byte da una parte e 6 byte dall'altra sono 12.
pensate alle query che potete mettere dentro la pagina PHP e poi capite che alla fine della pagina PHP, se le query le scrivete bene, diventa bella compatta e quindi va molto più velocemente, viene lavorata. Quindi pure questo bisogna pensare. Per regioni e province. Pure province. Sì, poi alla fine poi posso fare la stessa cosa con province e comuni, posso fare la stessa cosa con strade, piazze e comuni, quello che mi pare. Quindi questa query qua adesso funziona, questa query qua, perché i campi fondamentalmente sono gli stessi, sono ben collegati, sono quelli che collegano in maniera esatta le due tabelle, ma si chiamano praticamente in un altro nome. E quindi le imparo. Posso, chiaro? Quindi era giusto per farvi vedere che adesso a che cosa volevamo arrivare. Abbiamo costruito due tabelle e le abbiamo relazionate, abbiamo capito come relazionare. E abbiamo capito anche come... Quindi se all'interno delle tabelle hanno due nomi uguali, come abbiamo impostato all'inizio, sì, gli dobbiamo dare una diversificazione delle madri delle tabelle, quindi regione punto, province punto. Esatto. Se, però, ma solo se fai le relazioni, okay. Potrebbero chiamarsi anche, ci potrebbero essere dei campi che si chiamano allo stesso modo in tabelle diverse, ma non essendo relazionati tra di loro, non ci interessa niente. Quindi solo se dobbiamo relazionare due tabelle, esatto, noi per snellire il codice lo chiamiamo il primo che punta a PID. Li chiamo in maniera diversa, poi c'è questa regola, diciamo, comportamentale, che uno, se uno lo chiami PID underscore regione, l'altro lo chiama PID regione, così capisci subito al volo da dove vanno a pescare i dati, ma non sei obbligato, l'importante è chiamarli in maniera diversa. Quella cosa che vi dicevo in più, solo i campi che sono relazionati dove fa sta storia. Vi ricordate che noi dentro la database Italia abbiamo messo dei campi che indicano se una regione è attiva o meno. Allora, una volta il campo stato regione o stato provincia veniva messo del tipo attiva, sì no, 1-0, mettevi attivo lì dentro. Poi pure quel campo lo chiamavi attiva, quello delle province sì no, non succedeva niente, sono due campi che si chiamano allo stesso modo, stanno in due tabelle differenti, non sono relazionati, quindi non si danno fastidio. Mi devo solamente ricordare che quando li richiamo ci devo mettere davanti il nome della tabella, perché se lui non sa quale valore andrà a prendere. Però poi alla fine non capite, ma questa attiva qua che è riferita alla regione o è riferita praticamente a quella? Quindi praticamente pure qua, vedi, nello scrivere praticamente il nome dei campi, uno utilizza sempre degli acronimi che in qualche modo si riferiscono alla tabella o al dato di cui sto parlando. Per esempio, data creazione, regione, tipicamente io lo scrivo DTC come acronimo, underscore regione, data creazione. So che quella è una data e la C mi indica che la creazione, quando è stata creata la regione. DTF, quando è stata chiusa la regione, spero se rifanno la Padania, prima o poi scompare là la Lombardia, però tutti quelli che sono nati prima sono nati in Lombardia, tutti quelli che nascono dopo sono nati in Padania. Quindi bisognerà fare una distinzione praticamente, data creazione e data fine. Quindi vedete, basta utilizzare questi piccoli accorgimenti, da un po' vedete che diventa facile costruire un database, e soprattutto diventa semplice passarlo di mano in mano, perché se tutti quanti utilizzano la stessa logica, poi non c'è molta da documentazione da scrivere, guarda, perché poi alla fine diventa quasi come un linguaggio naturale, per i programmatori fare queste cose.